video ed eccomi finalmente tornata. Sono stata molto impegnata fra la patente, perché comunque ho preso la patente il 30 di aprile, e poi sono stata molto impegnata a fare degli esami di idoneità per l'ammissione al quinto anno, perché come già vi avevo detto stavo recuperando due anni in uno, quarto e quinto, però ancora non so i risultati. E niente, questo sarà il video dei miei regali di compleanno, perché ho fatto il compleanno il 24 maggio, ho compiuto 19 anni. Però prima di iniziare volevo salutare due ragazze che mi hanno chiesto di essere salutate appunto in un video, e sono appunto Miriam Rizzo, ciao, un bacio, e Giulia Gomez Official, quindi ciao Giulia, siete veramente carinissime in tante, che mi scrivete anche su Instagram facendomi tanti complimenti. E niente, cominciamo il video. Non ho, diciamo, molti regali materiali, perché ho ricevuto più che altro anche soldi, con alcuni appunto c'è Daniele nel box che combina un casino, poi ci sono i capelli che sembra una pazza, più che altro ho ricevuto appunto soldi, e con un po' di soldi ho acquistato alcune cose, però altri ce li ho conservati perché per adesso non mi serve niente. Poi comprerò per esempio il vestito per quando Daniele fa un anno, e anche per esempio vestito a lui, non so cosa gli comprerò, mi sta molto indecisa, già mi sta venendo l'ansia. Comunque cominciamo subito. Allora, il primo regalo è questo profumo della Playboy, me l'ha regalato questa la zia di Giuseppe, ed è cioè la scatolina è così, il packaging, non so come si chiama, la boccettina, ecco, e fa un odore buono, nel senso leggero, non molto forte come tutti i profumi. I miei capelli sono così al naturale, voi finora mi avete visto soltanto liscia, ma questi sono i miei capelli naturali. È solo che ora che viene il caldo, onestamente mi scoccia un po' a stirarli, perché... Daniele mi ha tirato i capelli, ok. Ne stavo dicendo, mi scoccia un po' a stirarli quando fa caldo, quindi li lascio così. Anche se oggi la giornata è proprio... c'è un vento terribile, infatti non riuscirò a stare dentro. Ne ho approfittato per girare il video. E ti posso dare, Daniele, qualcosa per stare fermo? Vabbè, per adesso no. Poi un'altra zia di Giuseppe mi ha regalato da Bottega Verde questo profumo, che ha i fiori, è molto molto forte, infatti ne basta proprio uno spruzzo. E poi questa tinta, questo rossetto liquido fucsia, che è, diciamo, con olio di rosa bianca e vitamina B, quindi è proprio fatto con elementi naturali, e l'ho anche indossato così proprio per farvelo vedere, ecco. A me piace molto il rossetto fucsia, molto più del rosso onestamente, perché penso che mi dona meglio, ecco, non so. Fatemi sapere voi. Poi i genitori di Giuseppe mi hanno regalato una gioielleria, mi hanno regalato, scusate, ecco qua c'è veramente un casino adesso perché è caduto il bracciale. Allora, vi volevo far vedere proprio tutto vicino, perché è dell'amorellato ed è praticamente questo, ok, questo orologio qui con questo bracciolino, sono ecco insieme e si indossano insieme, è molto bello. Come vedete questa, diciamo, coroncina che c'è dentro gira. Poi vabbè, Giuseppe mi ha regalato l'iPhone X, proprio un regalo magnifico, però adesso sto registrando quindi non posso farvelo vedere, però sapete già com'è l'iPhone X, perché prima avevo l'iPhone 7 però si bloccava sempre, ce l'avevo già da 3 anni quasi, quindi mi serviva il conto telefono nuovo. Poi andiamo avanti. Mentre mia zia mi ha regalato da Beverosa questa pochettina bianca. Ah, i capelli, Daniel! Mi vede con così, con dei capelli, diciamo, a leoncino, quindi
Me li vuole dare, bella? Poi amore li saluti, poi li saluti. Sì, amore, poi li saluti. Prima facciamogli vedere i regali. Dove? Ok, mi vuole rimproverare. Chissà quello che dice nella sua, nel suo linguaggio cominciamo subito. C'è dentro questa boccettina questo gel doccia, vabbè, sarebbe alla fine un bagno schiuma. Poi questo è una crema corpo. Crema corpo. Questo è uno scrub per il corpo. Onestamente non l'ho nemmeno odorato. Veramente fa un odore fantastico. Veramente mi servirà come sfogliante. Perché a me piacciono molto questi prodotti per il viso, per il corpo, per la cura della pelle. E infine c'è questo profumino. Sempre ha un... cioè è molto anche forte, quindi ne basta proprio un pezzo, però io alla fine esagero sempre con i profumi. Ok, poi andiamo avanti. Una mia amica mi ha regalato da Telly Whale questa borsa, sì, questa borsa, questa gonna bianca, proprio colore bianco con Daniel che mi fa sempre sporcare. Però penso per l'estate va bene perché appunto l'abbronzatura, questo colore risalta, però devo andare a cambiarla perché voglio vedere onestamente che altri modelli ci sono, perché onestamente bianca avendo un bambino è molto, no, non credo sia adatta, però vedremo. E poi vabbè, la mia amica è anche andata a Barcellona di Spagna perché ha fatto la crociera e mi ha portato appunto questa cartolina della Sagrada Famiglia e la penna di Barcellona. Vabbè, questo qua me l'ha portato non perché ho fatto il compleanno, ma perché voleva portarmi un pensierino, ecco, dalla gita. Poi con i soldi che mi hanno regalato finora ho acquistato alcune cosine, tra cui appunto questa cintura nera lucida semplicissima, che questa l'ho pagata 7 euro, l'ho presa da Prima Donna, mi serviva una cintura comunque da indossare sui jeans, sulle gonne, su tutto. E poi sempre da Prima Donna ho acquistato questi orecchini del 99 che sono argento con questi brillantini, e mi servivano questi qui proprio così a boccoli perché gli altri che avevo ce li avevo da tanto tempo e si sono rovinati, quindi come io adoro molto gli orecchini non potevano mancare anche questi dorati, come vedete. Poi vabbè, indossati fanno un altro effetto e io gli orecchini li amo, gli orecchini molto vistosi, sono molto belli. Ok, vi faccio vedere tutto onestamente. Sì, vi faccio vedere tutto perché appunto ho ricevuto la maggior parte soldi e quindi ancora devo comprarmi altre cose. Però siccome era tanto che non facevo un video, mi andava di farvi vedere queste cosucce e quindi aggiornarvi anche sul fatto che ho già preso la patente, finalmente. E niente, ho fatto questi esami, speriamo bene, vi farò sapere il risultato. E ora vi faccio vedere Daniel che sta crescendo e sta diventando sempre più monello. Ecco, saluta, saluta, guarda, guarda. Ciao! E ciao! Guarda amore, saluta! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Saluta amore! Sta guardando fuori alla finestra perché siamo davanti alla finestra. E questo monello farà un anno il 21 giugno. E... no, 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 fermo! Si arrampica nel box come una scimmietta. Farà un anno il 21 giugno, quindi adesso a breve dobbiamo cominciare a organizzare. Anzi, veramente già da ora devo cominciare a fare la lista degli invitati e cercare comunque di organizzare un po' la festa per far sì che riesca comunque una cosa molto carina. E le persone mi guardano un po' scioccate, però vabbè. E niente. Noi ci vediamo al prossimo video, spero di riuscire a
a farvi più video possibili, anche se in questo periodo mi è molto difficile. Quindi già è tanto che sono riuscita a fare questo, ecco. Quindi niente, fatemi sapere che altre tipologie di video vorreste, e niente. Però seguitemi anche su Instagram, chi non mi segue, perché lì io metto ogni giorno storie, quindi se non vedete i video su YouTube, comunque vedete le storie o i post che pubblico. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, un bacio.